Finalmente Godot, come si capisce dal titolo, richiama lo spettacolo di Beckett, Aspettando Godot. In realtà è una vera e propria, è un vero e proprio sequel del Ipotetico seguito. ipotetico seguito dello spettacolo teatrale. Stragone e Vladimiro sono ancora bloccati 60 anni dopo, in questa località chiamata Il Palco, anche da Beckett. E soltanto che le condizioni sono cambiate. Infatti, la domanda che ci siamo fatti è questa: che cosa succede dopo 60 anni d'attesa a due personaggi surreali come Stragone e Vladimiro? Sì, lo spettacolo debutta in realtà nel 2010-2011, debuttò con i solisti Downy, infatti è coprodotto con i solisti Coprodotto. Downy, con le musiche originali di Mario Rucci. All'epoca eseguite dai solisti Downy, l'ensemble dei solisti Downy al Teatro del Fuoco, ed è bello 6 anni dopo tornare per il pubblico foggiano senza l'ensemble musicale. In realtà le musiche sono sempre di Mario Rucci, ma questa volta registrate, ma tornare al Teatro Giordano. Rinunciamo a questo spettacolo, rinunciamo a metterlo in scena l'anno prossimo, perché l'anno prossimo è il decennale Decennale e della stagione. faremo una stagione con tutti i nostri spettacoli più seguiti, più premiati, più belli. Insomma, Finalmente Godot è anche uno spettacolo che è stato premiato al Festival Oltreparola. Nazionale Oltreparola di Nuove Drammaturgie. Ci sembrava adatto alla cornice del Giordano. Poi Anna Paola Giuliani ci ha tenuto così tanto ad averci qui che dire di no sembrava prima di tutto scortese, e poi è veramente un piacere esibirsi al Giordano, quindi perché no? Perché venire a teatro a vedere finalmente Godot? Perché per me, per confrontarsi con Beckett, insomma, è abbastanza pretenzioso, no? Non che ci dispiaccia essere pretenziosi, però credo che nel DNA del Teatro dei Limoni ci sia sempre stata questa cosa del surreale, dell'assurdo. E quindi è stato quasi un lavoro abbastanza naturale, credo, anche sia per Leo nella scrittura che nella messa in scena. Sì, È uno sì. spettacolo divertente, che però lascia anche degli spunti di riflessione importanti su quello che è la vita, su quello che è l'attesa che tutti. E poi un'attesa che ci accomuna tutti, insomma. Sì, uno dei punti più forti dello spettacolo è proprio il divertimento assoluto che arriva alla platea, arriva al pubblico, ma che a dire la verità viviamo anche noi in scena, perché il testo di Lo Savio è scritto già in modo e stile beckettiano, quindi molto surreale. Leo poi ha quel suo nonsense tipico nel modo di condurre i dialoghi, che rende tutto ancora più surreale e tutto ancora più divertente. Devo dire che abbiamo fatto anche una discreta fatica 6 anni dopo, fisicamente, a fare questo Come spettacolo. Stragone Vladimiro Sì, come si Stragone fanno sentire gli Vladimiro. Gli anni. anni si fanno sentire, l'attesa di arrivare qui al Giordano si è fatta sentire, quindi anche noi arriviamo un po' disillusi, ma ancora con questa speranza di questa Che attesa, questo qualcosa Godot, possa che cambiare. qualcuno possa arrivare, che qualcosa possa arrivare a cambiare le cose, sì, è vero.